Ciao fragoline, nuovo video. Volevo fare questo video diverso per farvi vedere come si usano le pastiglie della Dash, queste qua, perché molte persone diciamo che hanno avuto dei problemi e allora volevo farvele vedere, cioè volevo darvi il mio consiglio di come usarli. Anche perché sono ottimi, io mi sto trovando bene e comunque è tipo una. Allora, diciamo che anche una recensione, perché volevo anche parlare di queste qui. Per cui vi faccio vedere come funzionano e in più vi dico come mi sono trovata. Così almeno vi faccio vedere quante ne ho, così almeno capite che non sto scherzando. Per cui intanto iscrivetevi al canale, mettete un bel pollice in su, lasciatemi un commentino qua sotto e mi raccomando seguitemi su Instagram. Vi faccio vedere come funzionano. Allora, vi faccio vedere che non scherzo, ho quattro confezioni ancora. L'ho preso in promozione, erano due pacchi in promozione, l'ho pagati 10 euro. Invece solo un pacco, che è questo, se non mi sbaglio dovrebbe essere sui 6 euro, 5-6 euro. Non mi ricordo bene il prezzo, ma sono sicura che due pacchi così sono 10 euro. Per cui, come vedete, sono uguali. L'ho preso in promozione acqua e sapone. Per cui, allora, le pastiglie sono fatte così. Adesso mettiamo dentro i vestiti. Non lo mettete dentro, no. Perché ovviamente anche a me certe volte capitava che si attaccavano ai vestiti, per cui certe volte capitava. Ovviamente dipende dalla temperatura, ma io vi insegno un trucchetto. Allora, chiudete, lo mettiamo qua dentro, in fondo, proprio qui in fondo, così. Mettiamo la pastiglia così. Perché così almeno i vestiti non, cioè la pastiglia non si attacca nei vestiti e in più si scioglie dentro e fa, cioè l'odore è buonissimo. Chiudiamo, facciamo partire la lavatrice e ovviamente poi vi faccio vedere a fine lavaggio, vi faccio vedere, ovviamente aprendo il cestello, la pastiglia che si è sciolta, così almeno vedete che funziona. Per cui facciamo partire la lavatrice. Io metto sempre a 30. E se volete un altro video dove vi faccio vedere come funziona la lavatrice, la lavatrice LG, questa qui che ho io, perché ci sono tanti programmi, poi si può pure pulire la vasca, cioè la vasca, sì, la vasca, e in più potete mettere anche il timer, per cui se siete curiosi che volete sapere come funziona, non so se volete comprarle, eccetera, fatemelo sapere sotto nel commento, che così almeno farò un altro video, come usare la lavatrice LG. Questa qua da 9 kg. Ok, l'accendiamo. Intanto che parte, dopo fine ci vuole un'ora. A fine video vi faccio vedere la pastiglia che si è sciolta. Allora, di sicuro ci vuole un'ora per farla andare. Non ho messo tanta roba perché avevo solo quella, però per farvi capire come funziona. Ci vuole un po' perché deve pesare, cioè deve calcolare quanti vestiti ci sono e ovviamente ti dice il timer.
Ok, 1 ora e 3 più o meno. Allora, intanto che la lavatrice va, volevo dare la mia recensione. Allora, questo pastiglio, come avete visto praticamente nei prodotti finiti, li metto sempre perché mi sto trovando bene, la profumazione è ottima e buona. Preferisco questi perché c'è l'ammorbidente e ce ne sono altri due, i detersivi, per cui praticamente, scusate il rumore, preferisco questa che un normale liquido che mettete, anche perché sono facili da usare, come avete visto, e lasciano i vestiti ovviamente senza macchie e anche profumate. Per cui io ve li consiglio, io l'ho acquistati da Acqua e Sapone. Allora, non è una sponsorizzazione, lo dico adesso perché non si sa mai. Ho voluto fare io questo video per aiutare le persone, per ovviamente dare una recensione per chi non l'ha ancora comprato o per chi vuole provarle. Almeno sapete come funzionano e il mio segreto praticamente di come usare la pastiglia. Così almeno i vestiti non vi si attaccano. Fa un po' troppo rumore, però vabbè. Allora, per cui io ve li consiglio. Come vedete, ho 5 pacchi. Sono 30 pastiglie, se non mi sbaglio. E cioè, io ripeto, mi sto trovando bene. Per cui adesso faccio finire la lavatrice e poi vi faccio vedere a fine lavatrice la pastiglia che si è sciolta e ovviamente che non si è attaccata nei vestiti. E in più vi faccio vedere, cioè, faccio vedere i vestiti puliti, ma ve lo dico io, la profumazione che è buona. Non è ovviamente eccessiva, ma è buona come profumazione. Per cui tutto qua. Per cui ci vediamo dopo, tra un'ora, sperando di ricordarmi di registrare. Spero di sì, perché certe volte mi dimentico. E vabbè, detto questo, ci vediamo dopo, così almeno vi faccio un po' vedere. Finito. Sono anche asciutti. Profumati. Profumano. Puliti. Pastiglia sciolta. Ovviamente quando fate il secondo lavaggio si scioglie per bene. Cioè, il secondo lavaggio in senso che dovete pulire la lavatrice quando ovviamente fate le cose. Comunque, questi sono puliti. Adesso li stendo. E ok, fatto. Questo è il risultato. Se vi è piaciuto il video, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e un commentino qua sotto se l'avete comprati, l'avete acquistati e le state usando. Questa maglietta qua era sporca, adesso è pulita, per farvi capire. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!